Ringrazio l'assessore provinciale e darei ora la parola all'assessore comunale, la professoressa Chiofaro. Buon pomeriggio, anche io mi unisco ai ringraziamenti che l'assessora Celoni ha reso alla Scuola Normale e all'Accademia dei Lincei per questo passo che è sicuramente molto importante per la nostra comunità, non solo cittadina ma diciamo, la comunità più ampia territoriale. Io vorrei, proprio a partire dalle parole del direttore, del professor Beltram e anche del professor Maffei, condividere e approfondire ulteriormente un concetto che credo sia importante qui oggi e che è ripercorso anche dalle relazioni che seguiranno nel pomeriggio. E mi riferisco al fatto che in questo momento alla scuola c'è anche una... possiamo, andando nei corridoi, ammirare una magnifica mostra di arte contemporanea che è qui ospite della scuola per qualche mese. No, Fabio, anche l'altro giorno nell'inaugurare Piazza dei Cavalieri il direttore giustamente diceva la Scuola Normale ha deciso di aprirsi sempre di più e sempre meglio alla città e alla comunità cittadina. E questo è il punto nodale. Io spesso tutti quanti noi sentiamo parlare e insistere sulla questione della cultura scientifica, della mancanza di cultura scientifica e del livello molto basso di cultura scientifica che incredibilmente esiste nel nostro paese. E credo che uno dei motivi principali per cui questa situazione persiste è dovuta proprio al fatto che noi continuiamo a separare la cultura scientifica dalla cultura umanistica, lì dove io credo noi dovremmo invece parlare della cultura e basta. Perché in una cultura che è elevata in tutti i suoi comparti, in tutte le sue parti, non sapere usare un logaritmo, non sapere leggere una biscroma, non sapere ammirare e leggere le opere che sono in questo momento nei corridoi della direzione o negli altri corridoi della scuola, non sapere usare la comunicazione empatica e altre questioni del genere, dovrebbe essere riconosciuto esclusivamente come un problema di linguaggio, non come un problema di cultura. E perché dico questo? Dico questo per due ragioni e dico anche che cosa secondo me gli enti locali possono fare a supporto di questo discorso che qui oggi iniziamo. Dico questo per due ragioni. La prima è che in una, diciamo, se questo è un concetto condiviso e su questo siamo tutti d'accordo, improvvisamente comprendiamo anche che, per esempio, la scienza non è affatto neutra rispetto alle differenze. E la scienza, anzi, ci aiuta, la scienza, diciamo, con tutto il suo umanesimo incorporato, fatemelo dire così, ci aiuta esattamente a trovare delle modalità, dei processi di apprendimento e di insegnamento che possono sviluppare in ciascuno di noi, da 0 a 100 anni, tutte le tante intelligenze, le tante capacità e le tante abilità che ognuno di noi ha e che invece altrimenti sono solo parzialmente sviluppate a seconda del percorso scolastico che poi tra l'altro, come tutti noi sappiamo, sfortunatamente forse insiste su una o due competenze e altrettanti linguaggi, quello linguistico e forse parzialmente quello logico-matematico e basta, forse per l'appunto, se no non saremmo qui. Quindi questo è il primo aspetto, la possibilità e l'opportunità straordinarie di innovare i processi di apprendimento in maniera da tirar fuori da ciascuno di noi, a partire dai bimbi e dalle bimbe nella più tenera età, tutte le tante intelligenze che noi abbiamo a disposizione e che spesso rimangono lì dormienti
fino a quando riusciamo a incontrare il maestro con la M maiuscola, come a volte ancora in qualche luogo di formazione capita, anche se non troppo di frequente purtroppo, che riesce a tirar fuori dalla persona la formazione a tutto tondo, per così dire. E il secondo aspetto, e chiudo questa introduzione, quindi questo ci richiama a che cosa per esempio noi possiamo fare come enti locali, che non hanno, lo voglio ricordare, né comune né provincia hanno particolari competenze per quello che riguarda la scuola dell'obbligo da un punto di vista della formazione dei docenti e delle docenti, dell'aggiornamento del personale scolastico, non abbiamo competenze. Però noi possiamo fare alcune cose importanti, ne dico due. La prima è lancio una sfida in questo contesto, è lavorare a partire dal nido e dalla scuola dell'infanzia su questo tema dello sviluppo del linguaggio e dell'acquisizione di competenze nel settore scientifico. Dico questo perché spesso si arriva, soprattutto nelle scienze sperimentali e in particolare nella fisica, si arriva spesso al liceo, addirittura all'università, continuando ad essere, come dire, a livello di, diciamo, rimanendo all'infanzia della conoscenza della fisica, rimanendo a livello di Aristotele, continuiamo a fare gli stessi errori concettuali che faceva Aristotele, e forse non è un caso che Galileo sia arrivato soltanto 400 anni fa. Mentre su altre scienze sulle scienze esatte le cose si siano svolte in una maniera diversa. Quindi io credo che noi dovremmo trovare un modo per riprendere la formazione del personale educativo dalla scuola dal nido e dalla scuola dell'infanzia, perché se è una questione di linguaggio e se noi impariamo a parlare da 0 a 2 anni, non si vede nessun motivo per cui non dovremmo acquisire strumenti di linguaggio che ci consentano di affrontare con le discipline scientifiche successivamente con una maggiore naturalezza e facilità. Su questo gli enti locali, i comuni in particolare, hanno una competenza piena, perché i servizi all'infanzia sono di competenza comunale e anche la formazione dei docenti, diciamo degli insegnanti. Quindi su questo massima collaborazione e troviamo delle forme. Noi abbiamo degli strumenti che si chiamano coordinamenti pedagogici, sono i luoghi di ricerca pedagogica di cui si parlava prima, che sono abitati dal personale educativo del settore scuola dell'infanzia 06. Ma possiamo fare un'altra cosa, la seconda, e chiudo. Noi possiamo mettere, ed è quello che dobbiamo fare in realtà comunque, mettere a disposizione delle reti ben funzionanti, e questo lo abbiamo fatto per esempio nella zona pisana. Noi abbiamo tutti gli istituti comprensivi, quindi infanzia, primaria, secondaria e primo grado, sono riuniti in un'unica rete di scuole, si chiama Astra, che è stata tra l'altro formalizzata da poco e che lavora in maniera coordinata su tutti gli approfondimenti tematici che sono ritenuti importanti tra la scuola e la comunità territoriale. Questa è una rete che funziona. Con questa rete i comuni e le province con la regione gestiscono dei finanziamenti, non sono grandi finanziamenti, però sono dei finanziamenti rispetto ai quali è possibile fare alcune operazioni di lavoro, di aggiornamento e di formazione, che non per caso negli ultimi 4-5 anni come zona pisana, cioè dei 6 comuni dell'area pisana, abbiamo assegnato, rispetto ai quali abbiamo assegnato una priorità sull'educazione scientifica e tecnologica, oltre che sulla personalizzazione e sulla cura delle diversità nei processi di apprendimento e sull'innovazione dei processi di apprendimento. Questi sono stati i 3 temi. E a Pisa in particolare, metto a disposizione questo luogo di ricerca, abbiamo costituito, questo è il secondo anno in cui lo facciamo funzionare, con risorse comunali, sebbene non sia la nostra competenza, ma abbiamo trovato il modo di fare questo, un gruppo di ricerca multidisciplinare che include tutti gli istituti comprensivi della città. Sono 7 gli istituti comprensivi, per ogni istituto comprensivo ci sono 3 docenti, uno per ogni ordine di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
C'è una educatrice per ogni nido dei nostri e per ogni scuola dell'infanzia comunale, più personale di ricerca delle università nel settore delle neuroscienze, della pedagogia, della formazione con il cooperative learning, per esempio, e poi i servizi territoriali di psicologia dei nostri servizi territoriali dell'ASL 5. Questo è un gruppo di ricerca che lavora insieme in apprendimento cooperativo, sono circa 40 persone, che stanno lavorando sullo sviluppo di innovazioni nei processi di apprendimento e insegnamento. Mettiamo questo gruppo a disposizione di questo progetto perché riteniamo che qui dentro, attraverso il confronto tra persone, tra operatori, tra operatrici della scuola, sia possibile trovare delle modalità diverse di lavorare con i ragazzi e le ragazze dalla più tenera età, per fare in modo che non le discipline umanistiche o le discipline scientifiche, ma l'umanesimo nella sua più alta accezione e considerazione diventi una parte della crescita, dello sviluppo delle capacità umane per tutti. Quindi noi mettiamo a disposizione questo, è un gruppo che è già funzionante, all'interno del quale si stanno già sviluppando una serie di progetti che tra l'altro vanno spesso anche a impattare su alcuni problemi che sono urgenti ed emergenti per le scuole, che sono i problemi che riguardano i disturbi specifici dell'apprendimento, che sono, come sappiamo, in grandissimo, i casi sono in grandissimo aumento, comunque la loro riconoscibilità lo è.